Ad Agrigento, in via Atenea, al Circolo Empedocleo, in occasione delle festività natalizie, si è svolto un concerto di Capodanno. Si tratta della 8ª edizione dell'evento, con repertorio lirico. Sul palco si sono esibiti la soprano Sara Chianetta, il violinista Juan Pablo Rego, il tenore Giuseppe Infantino e la pianista Giusi Tuttolomondo. Ha presentato la manifestazione Rosario d'Ottavio. Ascoltiamo il presidente del Circolo Empedocleo, Giuseppe Adamo, al microfono di Gloria Scafè. Il concerto di Capodanno. Il concerto, anche se siamo già qualche giorno in avanti, diciamo, rispetto al Capodanno, per noi essendo il concerto di Capodanno non può capitare mai lo stesso giorno, per ovvi motivi sia organizzativi che di impegni degli artisti e familiari. Per cui lo chiamiamo sempre il concerto di Capodanno, può capitare il 2, il 31, però sempre circoscritto proprio nel periodo di Capodanno. Ecco, un concerto che ha iniziato il pubblico con della musica lirica, tra l'altro di cantanti argentini, ma abbiamo visto anche dei musicisti colombiani, poi abbiamo avuto dei cantanti, ho sentito di cantante di Burgio e una pianista di Ribera. La pianista di Ribera, sì. Noi normalmente cerchiamo sempre di attingere alle realtà locali, sia con gente conosciuta come era stasera questa sera a Casale Chiarezza, sia con gente nuova di cui andiamo noi alla scoperta, cercando di valorizzare, perché come diceva giustamente stasera il presentatore, il territorio di Agrigento offre diverse belle realtà in tutti i campi, sia della musica, del teatro, della cultura, per cui diciamo siamo una terra molto prolifica.